Quindi questa ragazza cercava il marito, ma quella notte non lo trovò. Perché? Era morto! Era morto! E quindi era uno zombie? Nessuno sapeva che cosa l'avesse ucciso o se fosse sparito nel nulla. Ma sappiamo solo che quella sposa quel giorno non si sposò e continuò a vagare per il castello in cerca di suo marito. Già, perché era morto. Ma chi ha avuto questa idea di raccontarci storie di paura? È terribile. Colpa vostra, io non dormirò questa notte. Non ci piace più questo gioco, abbiamo paura. No. Ma quindi la sposa vagava nel castello e lei cosa pensava? Era buona o era cattiva? Lei era molto cattiva, perché già, effettivamente non aveva avverato il suo sogno di sposarsi, il sogno di ogni donna sposarsi, quindi era molto cattiva. Molto cattiva. Beh ragazzi, è così che si fa un vero pigiama party. Ci si racconta delle storie da paura. Non si fanno mica i saloni di bellezza. È così che è divertente la serata. Vi state divertendo? No, per niente. Questa storia è molto spaventosa. E se poi magari è qui stanotte? No, ma vi immaginate? Ragazzi, avete sentito questo rumore? Nessun rumore. Proprio nessuno. Voi avete sentito qualche rumore? Effettivamente, ora che ci penso, ne ho sentiti ben 3 di rumori. Ma che rumori? Siete proprio delle fifone. È una storia di paura inventata. Ovviamente non esiste nessuna sposa cadavere che gira per il castello e per il palazzo. Sono delle storie inventate. Non c'è nulla di cui spaventarsi. Sì, ma poi non esiste nessuna sposa cadavere. Ma esiste cosa? Ci doveva sposare, ma aveva già tipo il vestito, era tutto programmato. Anche la sala l'avevano tutto il cazzo. Ragazzi, siete cattivissimi. Sì. Questa non ce l'aspettavamo da te, Romeo. No, proprio no. Che dire, squadra maschi 1, squadra ragazze 0. Certo che prendervi in giro è facilissimo e farvi spaventare è stato divertentissimo. Ok. Ma noi sapete cosa vi diciamo? Che non vogliamo più partecipare al vostro pigiama party. Basta, d'ora in poi le nostre strade si dividono. Voi fate il vostro pigiama party per i fatti vostri e noi facciamo il nostro. Sì, ci divertiremo molto di più da sole. Di sicuro non ci spaventeremo. Che ansia. Quanto ci dispiace. Già. Solo che io adesso inizio ad avere un po' di sonno. Voi non avete sonno, non siete stacchi? No, per niente, noi vorrei continuare all'infinito questa sera. Mumu, mi hai attaccato allo sbadiglio? No. Anche me. Vabbè, mi sa che è giunta l'ora di andare a letto. Tu dici? Sì. Va bene, allora ecco, come vi dicevo, ci separiamo. Voi adesso dormirete mentre il nostro pigiama party continua nella cabina armadio. Oddio, ci divertire, venite. E noi invece andiamo a letto, già c'è una bella dormita. Anche perché tra lotte, tra giocare con i nerf, tra saloni di bellezza e storie di paura, sinceramente mi sono proprio stancato. Sì, hai ragione. Alziamoci. Aspetta un po'. Uno per volta. Un attimo solo, aspetta. Alzati tu e poi mi alzo io. Vai. Non è che è andata proprio benissimo, però. Accidenti. Vabbè. Ok, facciamo che. Ok, vi do una mano io. Vai. Uno! Oh, dammi una mano a me. Uno, due, tre. Oh, per un attimo ho avuto paura. Bene, ma dove dormiamo? Perché abbiamo la possibilità di dormire nel divano o nel divano. E allora io credo che la soluzione migliore sia nel divano. Questo è l'unico divano che abbiamo. Dovremmo dividerci lo spazio in 3. Io penso che mi metterò così. Ecco qua. Vedete? E voi invece, ragazzi? Allora, io credo che a questo punto, secondo me, tu ti dovresti mettere tipo a L. E io mi metto sopra lo schienale, così almeno ognuno ha il suo posticino. Ma Mumu, si chiama schienale perché dobbiamo appoggiarci la schiena, non sdraiato sopra. E io ci appoggio la schiena, guarda. Dai, Mumu, appoggio la schiena. Ecco, Mumu. Ma cos'è diventato un letto a castello? Quasi. Non credo di aver capito bene, ma considerando che c'è questo spazio, beh, secondo me quello più comodo sarò io. Quindi sì, bene, coricati pure.
Ti diamo un po' di aroma e profumo. Mi sa che mi addormenterò molto. Abbiamo stecchito, sì, con la nostra puzza di piedi. Beh, è normale, è normale. Secondo te tra quante ore si sveglierà? Perché si sveglierà? Ragazze, più quatte, più quatte. Ma perché stiamo parlando sottovoce? Immaginavo che non avevate capito nulla. Secondo voi perché siamo qui dentro? Per farci le unghie! Oppure i capelli, per farci i capelli, vero? Per farci i capelli. No. Ah, le maschere di bellezza! Possiamo metterci i travestimenti, fare gli occhiali da sole, le unghie, i capelli. No, ragazze, no, nulla di tutto ciò. Vi ho portato qui perché ho un piano malefico nella mente. Farci le unghie mentre ci facciamo i capelli. No, due in uno, bellissimo. Brava Sofì, sei proprio geniale. Io non ce la posso fare. No. I ragazzi ci divertono tanto a raccontarci le storie di paura, a farci gli scherzi, sì. Io mi sono davvero spaventata poco fa. Ho fatto un urlo fortissimo. E se noi adesso ci prendessimo la nostra rivincita? Con le unghie? Con i capelli? Non c'entrano niente i capelli e le unghie. Cioè, nel senso, un travestimento lo faremo, però non c'entra niente quello. Statemi a sentire. Noi adesso andremo a interpretare la sposa cadavere di cui parlavano. Ma è cattivissimo. Questo è uno scherzo della S maiuscola. Così imparano a raccontarci le storie di paura, sì. Nonostante noi avessimo detto che non volevamo sentirle. Che poi sposa, signoresse, sposa cadavere. Sei un genio, Sofì, sei un genio. Mi complimento con lei. Grazie. Prenderemo la nostra vincita, li faremo spaventare. Faranno un urlo da 1000 decibel, già lo so. L'unica cosa è che questo posto è pieno di travestimenti, come sapete, sì. Ma dov'è quello da sposa? Io mi ricordo che c'era, ma dove? Ok, proviamo a cercare. Dobbiamo cercarlo, sì. Ho trovato un poliziotto, questo lo troviamo sempre perché è uno dei più gettonati, lo utilizziamo molto più spesso. Ma quello da sposa non lo utilizziamo da tanto tempo. Allora, eccolo! Lily, non credo che quello sia un vestito da sposa. Ma è bellissimo, io mi vestirei di giallo per sposarmi e poi potrei essere la sposa delle spose in giallo. Ti ricordo che dobbiamo farli spaventare, non si devono divertire. Continuiamo a cercare. Allora, questo bello da strega, questo è il tuo colore. Sì, ma questo è da strega, non è da sposa. Allora, questo, questo no, no, questo no, questo no, questo qui è da sposa. Creo! Sofì, Sofì, l'abbiamo trovato! Non ci credo! Sì. Eccolo, eccolo! Proprio quello che cercavamo! E poi guarda qui che dettaglio, tutto un po' tagliettato così. La strega cadavere! Chi è che farà la sposa? C'è qualche volontario? Io ho trovato il vestito, quindi no, io ho già fatto il mio compito. Tu no? Dai, te lo fai tu, la fai tu. Ma veramente stavo pensando tu. No, cioè, tu guarda, hai proprio la faccia da sposa, sei perfetta. Infatti, no, sì, guarda, mi va troppo lungo. Mi va troppo lungo. Proviamo su Sofì. Perfetto. Perfetto. Ma io non credo che era perfetto. Sì, cioè, proviamo comunque, ancora. Ma lo stai mettendo troppo in alto. Perché va giusto. Sì, sì, va la caviglia. Guarda, ragazzi, sì, ho capito, va bene. Ok, va bene, va bene. Sarò io la sposa cadavere. Ma voi due sarete le damigelle. Va bene, però stiamo dietro. Siamo, sì, dietro alla sposa, sì, sì. Noi ti seguiremo. Sei andata lontano. Ok, io faccio lo scherzo e voi fate il video, va bene? Ok, è così, okay. Prendiamo la loro faccia e così possiamo ricattarli sempre, sì. Fate cambiare anche perché è troppo, sì, coso, oh. Ok, no, arrivo, sì, arrivo. Noi, vai, noi vai. Potremmo prenderle qualche accessorio in più per fare, okay, più paura. Tipo, non lo so, o del bene, sangue, vediamo se c'è sangue, come se. Perché un rossetto rosso, andiamo. Ci sarà sicuramente.